di una persona di Sportivo Libertas per questo invito, per questo riconoscimento. Io ci ho tenuto molto a essere qui oggi, nonostante una giornata un po' complessa, mi scuserete se non potrò restare con voi il tempo che vorrei, però ci tenevo a essere qui per tributare il riconoscimento a questa realtà che con i suoi 77 anni di storia ha cominciato molto prima di me, non moltissimo, ma molto prima di me, a tutelare il valore dello sport, della nostra società, e perché ovviamente essere qui oggi e prendere questo riconoscimento mi consente di accendere ancora una volta i riflettori sul tema che immagino voi sappiate. Fratelli d'Italia segue con grande dedizione da molto tempo, non per un fatto di così diciamo di interesse, ma per un fatto di convinzione. Particolarmente in questo tempo è importante tenere accesi i riflettori sull'importanza dello sport e quindi dell'attività, del lavoro che ciascuno di voi svolge nella nostra società. Particolarmente in questo tempo è fondamentale accendere i riflettori su come una politica miope, soprattutto in tempo di pandemia, abbia colpito il settore dello sport in maniera irragionevole e immotivata. Voi sapete bene che noi ci siamo battuti dall'inizio per la riapertura delle palestre, delle piscine, dei centri sportivi, non lo abbiamo fatto anche qui per un fatto di diciamo, interesse elettorale, lo abbiamo fatto perché era una cosa assolutamente priva di senso chiudere le palestre, le piscine e i centri sportivi per una serie di ragioni che velocemente posso elencare. Punto primo, perché non c'era alcuna evidenza scientifica che all'interno di questi luoghi ci fosse una particolare predisposizione al contagio. Io sono una persona che si allena mediamente 4 volte a settimana, faccio circa 5 attività diverse, vuol dire non si direbbe, è così, con risultati discutibili, e la totalità, per esempio, delle discipline che io amatorialmente svolgo si può svolgere in assoluto rispetto di tutti i distanziamenti. Punto secondo, perché mi pareva che noi fossimo tutti d'accordo sul fatto che lo sport è fondamentale per il benessere delle persone, dico la cosa più banale del mondo, e quindi ad esempio è fondamentale per mantenere alto il proprio sistema immunitario, perché quando tu vuoi combattere il propagarsi di qualunque problema fisico, se hai un sistema sanguigno immunitario all'altezza del compito, è più facile farlo. Dopodiché addirittura è stato dimostrato che per esempio per quello che riguardava le piscine non solo non esisteva il rischio contagio, ma l'acqua clorata consentiva la praticamente neutralizzazione del Covid in circa 30 secondi. Noi abbiamo dovuto chiusere le piscine per penso 300 giorni, calo del fatturato fino al 90%, complessivamente per il mondo dello sport alla fine di questo simpatico disegno perderemo almeno il 10% delle nostre organizzazioni sportive, con quale contrazione di fatturato, abbiamo allontanato la gente dall'attività sportiva, perché tutto questo chiaramente ha anche un costo nel post, la persona appunto diciamo che frequenta i luoghi dello sport, so che quando ti fermi è molto più difficile ricominciare, oggi quello che denunciamo le organizzazioni sportive, cioè un calo delle iscrizioni che arriva al 50% per 4 strutture su 10, chiaramente produce una continuità nel disastro, senza parlare di tutto il tema della frattura tra datori di lavoro e lavoratori. Ci sono molti lavoratori del settore che si sono diciamo ricollocati in altri settori, ce ne sono altri che sono disoccupati perché non hanno più un datore di lavoro. E perché tutto questo è stato fatto? Banalmente perché era la cosa più facile da fare, perché era molto più facile chiudere le palestre come chiudere i ristoranti piuttosto che potenziare i mezzi pubblici. Per circa 2 anni abbiamo denunciato che, diciamo, se quello che ci veniva detto sul Covid era sensato, banalmente era più facile che il Covid si propagasse all'interno dei mezzi pubblici dove non c'è distanziamento, non c'è il circolo dell'aria, piuttosto che in una palestra, in un centro sportivo.
Cina a maggior ragione per quello che ci siamo detti, ma era molto più difficile potenziare i partiti pubblici e non chiudere quelle che Conte definì le attività sacrificabili. Solo che lo sport non è un'attività, io credo che nessuna attività sia sacrificabile, soprattutto per chi diciamo civile, ma per la nostra società lo sport non è un'attività sacrificabile, per quello che ci siamo detti prima. E ancora oggi io considero surreale, sono tra le poche persone che probabilmente ha il coraggio di dirlo, perché quando penso una cosa la dichiaro, ancora oggi io trovo surreale che un ragazzo di 12 anni che non è vaccinato venga impedito di fare sport. Perché se la comunità scientifica non è tutta d'accordo sull'utilità dei vaccini al di sotto, diciamo, dei 19 anni, atteso che la possibilità di morire di Covid per un ragazzo da 0 a 19 anni è dello 0,006%, cioè la stessa che si ha nell'arco della vita di una persona di essere colpita da un fulmine, mi pareva che però tutti fossimo d'accordo e la comunità scientifica fosse d'accordo sul fatto che lo sport un ragazzo va bene, e non solo per il Covid, ma la nostra società lo sport va bene per non intasare le terapie intensive, per decongestionare il sistema sanitario. E mi fa arrabbiare, guardate, oggi ancora di più, perché Fratelli d'Italia è stato il primo partito che ormai più di un anno fa propose come soluzione per gli ambienti chiusi quella della ventilazione meccanica controllata. Lo abbiamo fatto quando non ne parlava nessuno. Lo facevo cominciando dalla scuola e sostenendo una tesi che era in voga per chi sapeva studiare e leggere quello che diceva la comunità scientifica, e cioè che se si produce un ricircolo dell'aria con una ventilazione meccanica controllata con, diciamo, ricambio esterno, abbatti il contagio da Covid. La regione Marche, che è guidata da un esponente dei Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, fu la prima ad avere il coraggio di investire risorse per la ventilazione meccanica controllata all'interno delle scuole. Due giorni fa sono stati presentati i risultati di quell'esperimento. Sapete di quanto abbatte il contagio la ventilazione meccanica controllata nelle scuole? 82%. Sapete quanto costa uno strumento di ventilazione meccanica controllata per un'aula? Se prendi il migliore, 4.000 euro. Se prendi un buon purificatore d'aria, circa 800. Vuol dire che, per esempio, nelle scuole, con gli stessi soldi per i quali noi abbiamo comprato degli inutili banchi a rotelle, che semmai servivano ad avvicinare la gente e non a tenerla distanziata, per cui l'imbarazzo non l'ho mai capita, noi avremmo risolto il problema della data. E avremmo risolto il problema degli uffici pubblici, evitando, diciamo, questo smart working che comunque ha frenato l'attività, e avremmo risolto il problema dei luoghi di lavoro, e non dover dire alla gente che non aveva più diritto a guadagnarsi da vivere per i propri figli, nel caso in cui avesse dei problemi che gli impedivano di vaccinarsi, e non avremmo avuto il problema delle palestre. Perché io penso che a una qualunque struttura, se ci fossero stati gli incentivi, si fosse detto puoi tenere aperto, ma questo è il piccolo, ci sarebbero state tantissime realtà che avrebbero potuto sopravvivere, perché invece sono state condannate a morte per incapacità, per miopia, per stupidità. E mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché sono dati che dimostrano che le uniche proposte veramente responsabili arrivavano da quelli che spesso sono stati definiti gli irresponsabili, perché non ci stavano ad ascoltare cose che non avevano molto senso. E l'ultimo paradosso, e concludo e vi ringrazio, è che sulla carta tutti sono d'accordo con Fratelli d'Italia sul fatto che lo sport sia fondamentale per la nostra società, sul piano economico, sul piano della lotta sociale, sul piano chiaramente dell'incentivo al benessere, perché proprio qualche giorno fa in Commissione Affari Costituzionali del Senato è stata approvata in prima lettura la proposta di Fratelli d'Italia, storica battaglia della destra, il primo con il senatore Maceratini, credo nel 1997, per l'introduzione dello sport in Costituzione. C'è un articolo che dice: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione al benessere dell'attività sportiva. Ma la domanda è: se eravamo tutti d'accordo sul fatto che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere dell'attività sportiva, perché immotivatamente abbiamo impedito e ancora oggi impediamo alle persone di fare attività sportiva, con tutto quello che questo comporta anche in termini di contrazione di un settore che comunque dà, diciamo, lavoro e dignità a moltissima gente nel nostro ordinamento? Con questo interrogativo, che è uno dei tanti che quotidianamente vi pongo, vi saluto, vi ringrazio e vi ribadisco che per convinzione e non per interesse Fratelli d'Italia sul tema dello sport c'è al vostro fianco e spero che saranno tutte
Grazie a tutti.